Buonasera a tutti, complimenti per la resistenza data l'ora, i 3 minuti, cercherò di rubarne solo 20, poi cederò la parola al dottore Rende. MUSMAP, acronimo di mappatura multiscala. L'assessorato all'ambiente Regione Calabria, su nostra richiesta, ha finanziato questo progetto sulla base di una considerazione di fondo. 30 SIC, di cui 16 costieri, 14 marini, tutte e 14 SIC marini, habitat prioritario Posidonia. Posidonia già mappata, monitorata con le metodologie classiche, allora con i fondi dell'assessorato siamo riusciti a mettere in piedi un partenariato importante in cui l'ISPRA, l'Università della Calabria, il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e il Dipartimento di Ecologia e l'area marina protetta Capo Rizzuto hanno testato appunto questo approccio multiscala. In sostanza, ma per schematicità e brevità, ci siamo avvalsi di immagini satellitari acquisite da un satellite statunitense, il WorldView 2, con un sistema MIVIS ad altissima risoluzione, parliamo di 0,36 cm di risoluzione, l'utilizzo anche di veicoli remoto piccoli di superficie con dei sensori di acquisizione di parametri, l'utilizzo del drone con telecamera ad alta definizione e anch'esso munito di sensori e un altro prototipo fornito dall'area marina protetta Capo Rizzuto, l'Astameter, per acquisizione di parametri chimico-fisici. Tutto questo appoggiato sulla base di banca dati preesistente, come risultato di progetto ha consentito di mappare 6 siti pilota, 4 sul versante tirrenico e 2 sul versante ionico, con un altissimo grado di risoluzione, con una tecnica innovativa che sicuramente nei prossimi anni sarà, come dire, la tecnica che sarà più presa come riferimento per la velocità di acquisizione, per l'economicità della tecnica stessa e per il grado di precisione e di restituzione dei risultati. Altri due aspetti velocissimi come risultato di progetto, a parte un opuscolo diffuso nelle scuole come attività di educazione e sensibilizzazione, poi è stata redatta la legge regionale a tutela delle praterie di Posidonia. Mi pare che dopo la Liguria sarebbe la seconda regione d'Italia a dotarsi di una legge regionale a tutela delle praterie di Posidonia. Ma non solo tutela in termini di conservazione, ma anche di valorizzazione economica, di possibilità di affidamento in gestione di tratti costieri secondo un bollino blu a seconda dello stato di salute delle praterie stesse e non da ultimo il fatto di poter come Regione Calabria finanziare piani di monitoraggio, di tutela, di valorizzazione. Sono tutti aspetti e risultati che insomma, hanno dato al progetto sicuramente una significatività importante. Io ora cedo la parola al dottore Rende che negli aspetti più tecnici ci spiegherà o vi spiegherà che cosa il progetto ha previsto nei suoi aspetti multiscala.